Ovviamente ringrazio, approfitto per dare enfasi a questa iniziativa della Guardia di Finanza, nel senso che loro spesso, come tante forze dell'ordine che agiscono per reprimere, no? Si muovono nell'ombra e quindi appaiono a cose fatte, no? Ritengo importante questo incontro e convegno proprio perché secondo me per contrastare effettivamente il fenomeno c'è bisogno di un'informazione preventiva. Tanti non sanno, tipo questo discorso delle multe che è stato dato fuori, l'ammenda per chi compra merce contraffatta, che mi ricorda tanto l'ammenda per chi non richiedeva lo scontrino fiscale, no? Sono situazioni odiose perché il consumatore poi mediamente si arrabbia, però se viene fatta un'opera come sta facendo adesso in questa giornata e sarà diffuso via web secondo tutti i canali tradizionali e non, il vero messaggio che è quello che il consumatore non può non pensare che dietro una maglia che costa 100 euro c'è effettivamente un lavoro e un investimento. Quindi se quella maglia poi la compra a 10 o a 30 o la metà, qualcosa non va bene. Quindi non possiamo sempre credere alla buona fede, che a volte può anche esistere, però allo stesso tempo bisogna dare il messaggio chiaro che io do e approfitto della vostra presenza. Chi compra la merce contraffatta non fa bene alla squadra di calcio. Crea un danno, un doppio danno. Un'entrata per chi ovviamente sta abusando in maniera illegittima degli investimenti fatti dalla propria squadra di calcio, e il secondo danno è che noi non incassiamo una cifra che, vi ripeto, collegandomi a quello che ho detto prima, il merchandising è una fetta molto importante dei nostri ricavi. Se le società di calcio non pianificano bene questi investimenti e non irrobustiscono il conto economico con questi introiti, si troveranno in difficoltà, perché si ridurranno sempre di più le risorse a disposizione per gli investimenti ai vari livelli e poi anche sulla squadra, sarà importante spenderli in maniera adeguata, però se non ci sono i soldi non si possono spendere. Questo è il messaggio importante.